Ciao a tutti! Se siete ancora qui significa che siete interessati a sapere come va avanti la storia e per questo vi ringrazio infinitamente. Ho nuovi contenuti e anche nuovi formati, quindi bando alle ciance, vai con la sigla! Non ho interrotto il primo video tenendovi sospeso perché sono una persona cinica. L'ho fatto con l'obiettivo di farvi avvicinare il più possibile a quello che ho provato io. Per questo vi ho lasciato così, in sospeso con quella sorta di amaro in bocca, in attesa che uscite questo secondo video, senza dirvi per quanto tempo avreste dovuto farlo. Quella è esattamente la sensazione con cui ho dovuto convivere per mesi e con la quale ancora adesso convivo. Una logorante attesa che, senza un'effettiva scadenza, sembra non finire mai. Adesso però vi libero da questa scomoda pelle in cui vi ho messo, ripartendo da dove ero rimasto, la lastra. Ora la tengo in mano mentre corro a più non posso verso casa. La strada del ritorno mi sembra molto più lunga rispetto all'andata, eppure sto pedalando come un forsennato. Voi direte, normale quando si è agitati o spaventati, ma io non lo sono, non sono impaurito, piuttosto sono gasato, perché qualcosa fuori dall'ordinario mi sta succedendo. L'eccitamento per la novità mi impedisce di prendere pienamente coscienza della gravità della situazione. In meno di mezz'ora sono pronto a soccorso con i miei. Loro sono visibilmente preoccupati, ma io sono ancora in orbita. Tutto il personale era già stato avvertito del mio problema, così non passano 5 minuti dal mio arrivo, che già fanno il mio nome per l'accettazione. Una volta forniti i dati, qualcosa di spaventoso mi riporta dritto dritto sulla terra in un baleno. L'invito dell'infermiera a stendermi sul lettino per fare il prelievo. Io ho da sempre una paura folle degli aghi. Questa novità comincia a piacermi un po' meno. La donna si accorge della mia espressione di dissenso e, con grande gentilezza, cerca di tranquillizzarmi. Ci sarebbe anche riuscita se solo non mi fossi accorto che quella che stava estraendo dalla confezione non era uno dei soliti aghi a farfalla, ma un cazzo di catetere venoso. Fermate tutto! Fermate tutto! Non osate infilarmi quell'affare nel braccio, o giuro che scoppio a piangere e non mi fermo più. Ma vi sembra un cazzo di ago quello? È una canna per irrigare! Ma neanche! È una manichetta per spegnere incendi! Dobbiamo fare un prelievo o facciamo un bloody Mary per tutta la famiglia Cullen? Stringo i denti, mi volto dall'altro lato per non vedere e cerco lo sguardo rassicurante di madre. Non lo trovo perché i miei genitori sono esattamente dietro di me, che parlano sottovoce con il medico. Quindi cerco di capire quello che si stanno dicendo. Riesco ad origliare solo due parole: linfoma e biopsia. Allora, come fuggire da un pronto soccorso senza farsi vedere? Occorrente, innanzitutto vi serve un elicottero da far atterrare sul tetto. Ma niente, mi sa che quello non ce l'ho. Proviamo. Metodi efficaci per suicidarsi senza provare dolore. Amazon. Articolo più venduto. Se ordini ora lo ricevi in un'ora. Compra subito. Maledetto dottor House, se solo non mi fossi visto ogni sua serie passata in TV, a quest'ora quei termini medici non mi farebbero né caldo né freddo. E invece per un paio di minuti quei due termini sono sufficienti per far dimenticare al mio cuore di battere e al mio cervello di pensare. Quando ritorno in me, ho già il catetere nel braccio e sono nella stanza da solo. Allora mi alzo ed esco. Fuori ci sono madre e padre che a stento trattengono le lacrime. I nostri sguardi si incrociano. Luca, Luca, stai calmo. L'equilibrio che li fa resistere è davvero precario. La situazione richiede un ingresso decisamente delicato. Non puoi andare da loro e dirgli che hai sentito tutto e scoppiare a piangere. O meglio, potresti farlo, ma non mi sembra il caso. Sei forte, fatti vedere forte. Fallo per loro. Gli vado incontro. Abbraccio prima mia mamma e poi mio papà. Ehi, niente lacrime, dico loro con un accenno di sorriso. Qualsiasi cosa sia, passerà. Andrà tutto bene, ne sono certo. I loro occhi gonfi guardano i miei sinceri, il loro sguardo triste viene contagiato dal mio sereno. Capisco di aver ascoltato la voce giusta quando, uscendo dalla stanza in cui ho fatto l'attacco, noto con piacere che la loro espressione è mutata. Adesso ci credono anche loro. Non posso però non raccontarvi di quella mia prima TAC, resa ancora più speciale dal fatto che mi hanno iniettato il mezzo di contrasto. Mi stavo sul lettino tutto gasato in attesa che Chase o la Cameron vengano a darmi istruzioni su cosa fare. Ahimè, il modo di fare dell'infermiera era molto più simile a quello della Cardi. Qualsiasi sensazione di calore è normale, quindi stai tranquillo e non muoverti, così mi dice di fare. Mi fanno passare in mezzo a questo ciambellone formato 35 XL e mi dicono come in che modo devo respirare. Passano i minuti ma io non provo nessuna strana sensazione. Preso dalla delusione, la mia mente inizia a farsi alcune domande, a divagare un po'.
Avranno mai chiamato i pompieri perché qualcuno di particolarmente ciccione si è incastrato in mezzo? E a uno col Parkinson, come fanno a dirgli di stare fermo? La mia curiosità viene bruscamente interrotta da una vampata di caldo incredibile. Parte dai piedi e arriva fin sopra i capelli. Sto per sperimentare il fenomeno dell'autocombustione. Poveri Woody Allen, ora so cosa provano quando girano nel microonde. Tutto svanisce all'improvviso quando mi fanno il lavaggio dell'avena con l'acqua fredda. Ma che dico fredda? Ghiacciata, presa direttamente dal Monte Bianco. Questa sensazione però è piacevole, come un gavettone freschissimo in una torrida giornata estiva. Una vera esperienza multisensoriale. Se questo è quello che si prova a drogarsi, quasi quasi da domani inizio a farlo. Chiusa questa divertente parentesi, arriva inevitabilmente la comunicazione del ricovero, che però decidiamo di fare presso l'ospedale maggiore di Cremona. Prima di andare a prendere a casa tutte le cose di cui ho bisogno, passiamo a casa di Elena. Qui trovo la prima vera difficoltà. Cosa dico alla ragazza che amo?